Vediamo come utilizzare molview.org. Andiamo su continua. Andiamo nella vista 2D. Cancelliamo la molecola esistente di caffeina con il cestino e iniziamo a disegnare. Mettiamo un carbonio, ingrandiamo con due dita, trasciniamo altri carboni, disegniamo due metili, due etili, c'è un errore, premiamo il tasto torna indietro, due propili, questo non vuole andare dritto e quindi lo mettiamo storto. Possiamo prendere il tasto con le due doppie frecce incrociate per addrizzare. E mettere gli atomi nelle posizioni desiderate. Premendo il tasto CH. Vengono aggiunti tutti gli idrogeni, infine mettiamo il carbonio alla base con legati tre idrogeni, ai quali possiamo anche cambiare posizione. Abbiamo una visione d'insieme del nostro Christmas tree. Adesso possiamo salvarlo andando su, se vogliamo passarlo in tre dimensioni lo possiamo fare, ma non lo vedremo assolutamente così come l'abbiamo disegnato, perché la sua struttura verrà automaticamente ottimizzata per tre dimensioni. Quindi andiamo su Tools e lo salviamo come immagine della formula strutturale, quindi Export. Ora si sta facendo il download, con il tasto apri andiamo a vedere che cosa abbiamo salvato e dopodiché utilizziamo questa immagine per spedirla per email o caricarla da qualche altra parte e condividerla con il tasto condividi.